viaggiavano con oltre 4,5 kg di hashish nascosti nella loro auto. Due persone, Gigi di 40 anni e IR 28, entrambi di Cosenza, provenienti da Napoli, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza Laino Borgo con l'accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri, sospettiti per il nervosismo e le risposte contraddittorie dei due, hanno avviato la perquisizione. A trovare la droga, suddivisa in 5 paletti, sono stati due carri antidroga, Abus e Aghi. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno arrestato 21 tra presunti boss e affiliati alla cosca Valente Stumo, operante a Scalea, delineando gli assetti dell'associazione che era collegata con il mutuo di Cetraro. L'attività della cosca era finalizzata allo sfruttamento delle risorse economiche della zona con estorsione a commercianti e imprenditori. Inoltre, gli affiliati si accaparravano immobili di valore, impedendo ad altri la partecipazione alle aste. Beni per 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato per un valore di circa 6 milioni di euro ai principali esponenti della cosca 'ndrangheta Crea, operante nel territorio di Rizzigoli. I provvedimenti di sequestro beni emessi dal locale tribunale, sezione misure di prevenzione, hanno interessato svariati terreni e fabbricati, società, conti correnti e titoli. Un pescatore di 63 anni è rimasto ustionato a seguito di un incendio sviluppatosi per cause in corso di accertamento all'interno della sala macchine della sua imbarcazione. Il fatto è accaduto ieri nel porto di Tropea. L'uomo era intervenuto per riparare un danno al motore quando è stato investito una fiammata improvvisa. Soccorso e trasportato all'ospedale di Tropea, il pescatore è stato trasferito nell'isoccorso nell'ospedale di Bari. Il comandante Sprameli, nominato membro della Commissione parlamentare antimafia, la nomina è stata fatta in gennaio, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Cosimo Sprameli, ufficiale dei Carabinieri e comandante della caserma dei Carabinieri Centrali di Reggio, è stato copertato all'interno della Commissione parlamentare antimafia. La nomina è venuta per proposta della presidentessa Rosi Bindi ed accettata all'unanimità dagli altri membri dell'importante istituzione. Sprameli, oltre ad essere un uomo dedito all'arma, è un conoscitore del fenomeno 'ndrangheta, già autore di testi 'Ndrangheta, evoluzione e forme di contrasto, un carabiniere della lotta all'Ndrangheta, rimanendo sempre al fronte e lottando per sconfiggere questo male che affligge la nostra terra. Persona semplice, disponibile e pure premiato per i suoi scritti letterari. Reggio in lutto, morto improvvisamente Paolo Cangemi. Cangemi era tra gli uomini più fidati dell'ex governatore Scopelliti, che lo aveva voluto a capo dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Paolo Cangemi, ex DG dell'azienda ospedaliera di Cosenza, nonché marito di Tilde Minasi, ex consigliere regionale del PDL. A nome dell'intera redazione di Telemerito, le più sentite condoglianze alla famiglia e all'onorevole Tilde Minasi. Reggio parte il servizio dell'elisoccorso RAFA, importante risultato. L'elisoccorso anche all'aeroporto dello Stretto, a conclusione dell'iter progettuale portato avanti in modo efficace e silente dal management della SOGAS, l'ENAC ha dato il via libero al servizio che funzionerà H24. La società di gestione dello scalo ha predisposto sia il piazzale per l'atterraggio e il decollo, sia tutte le altre misure di sicurezza dei voli. Il servizio, finanziato con i fondi statali, è assolutamente autonomo, con l'assistenza a terra del personale SOGAS. Abbiamo raggiunto un risultato, commenta il presidente della provincia Giuseppe Raffa, di grande valenza sociosanitaria, lungamente atteso dalla città di Reggio. Si è speso per dotare Reggio e l'area dello Stretto per questa importante infrastruttura strategica per la tutela della salute dei cittadini. Regina Messina, cresce l'attesa per il derby playout. La Regina ha avuto ancora una volta ragione. Il CONI ha restituito 2 punti alla squadra calabrese. Sarà playout contro il Messina in un derby che si preannuncia bollente. Un grande successo per la società del presidente Foti, che ha vinto l'ennesima battaglia e che adesso dovrà riuscire a conquistare la salvezza sul campo. Superato quindi in classifica il Savoia, che retrocede in Serie D, la Regina adesso può prepararsi ad affrontare il Messina. La gara d'andata si disputerà al Granillo martedì 26 maggio alle ore 17, mentre ritorno a San Filippo il 30 maggio.